Buongiorno, bentrovati, benvenuti a Filo Diretto, 30 minuti insieme fino all'arrivo del telegiornale delle 12.30. Vi auguro il buon ascolto naturalmente di questo programma, ma soprattutto mi auguro che voi partecipiate chiamando lo 0131 23 10 92. E auguriamo anche un'altra cosa, perché oggi è il compleanno della città di Alessandria, quindi compie 851 anni e quindi ci saranno certamente degli avvenimenti, delle rievocazioni, c'è anche qualche festa carina, interessante, speriamo la pioggia o comunque il tempo non rovinino questa festa che è prevista, se non sbaglio, stasera al Parco Italia, che è quello che c'è più o meno vicino al Ponte Meyer, sul Ponte Meyer, fiume Tanaro, sulla destra, verso Largo Catania. Lì è prevista una festa che durerà per stasera, domani e dopodomani, quindi dovrebbe essere un avvenimento in cui gli alessandrini potranno celebrare un po' la festa di compleanno della città di Alessandria. Ci sono molti altri argomenti, naturalmente molte polemiche a livello politico. Voi sapete che siamo in par condicio, quindi non spariamo contro un partito o contro l'altro, però insomma parliamo un po'. Sentiamo la prima telefonata, pronto? Pronto? Sì, buongiorno. Buongiorno, sono Osvaldo. Osvaldo, buongiorno. Volevo dire una cosa. Ieri Lascetti parlava del primo maggio Sì. e ho sentito alcune telefonate da persone che si lamentavano perché durante i cortei si canta una canzone partigiana. Se seguissero la storia dell'Italia, forse certe domande non le si farebbero. Perché il primo maggio, festa dei lavoratori, ha un significato ben preciso. Perché non so se lei se lo ricorda, magari lo saprà, e Lascetti ieri ha cercato di dire sì, è una dimostrazione di sinistra, ma c'è un motivo, perché viene il primo maggio 1947 a Portella della Ginestra, c'è stato un eccidio di lavoratori che avevano manifestato sull'onda del liberalismo dei partigiani contro le baronie e la mafia di allora. Ed è stata una strage da parte di un certo Salvatore Giuliano. Questa è la storia. Poi nel 49, quando è stata poi fatta la prima votazione e si è passata dalla monarchia le votazioni con la monarchia e con il fascismo, si è passati alla democrazia, e allora negli anni si sono stati ricordati quei lavoratori che sono stati uccisi, non per mano di chi, è stato uno dei primi eccidi di massa di lavoratori. Quindi in onore a Ma quindi sicuramente. voglio dire, quando le persone non sanno le cose, evitino di fare delle considerazioni fuori luogo. E allora non potevano quei lavoratori cantare Facetta Nera, perché cercavano di. No, va bene. Ma avrebbero, hanno, cantavano quell'inno di liberazione da quello che era il fascismo. Comunque, Secondo me, grazie grazie a lei. Osvaldo per la telefonata, grazie per la telefonata, per la spiegazione, per questo contributo che però, diciamo, è solo una parte della storia del primo maggio, perché il primo maggio non è una festa solamente italiana. Anzi, bisogna dire che il primo maggio è nato nel 1886 negli Stati Uniti, quando migliaia e migliaia di lavoratori avevano incrociato le braccia e avevano detto stop al lavoro se non venivano rispettati certi diritti, uno stipendio minimo, cioè una paga base minima e tutta una serie di cose che erano le rivendicazioni, diciamo, che anticipavano, no? Le rivendicazioni sindacali. Qui non era una rivendicazione sindacale, non era una cosa particolare, ma era una rivendicazione dei lavoratori, ma che risale alla seconda metà dell'Ottocento negli Stati Uniti, che naturalmente non credo abbiano mai fatto il tifo per un partito filocomunista. Comunque ci sono state delle frange, sono state diciamo, delle influenze, ma non era questo.
comunque, con tutto il rispetto e con tutto quello che è successo naturalmente a seguire anche negli altri paesi, e tutte le celebrazioni del primo maggio sono state un po', no, sempre molto combattute tra le posizioni di destra e sinistra, esattamente come è la vicenda del 25 aprile da noi, no, che è puntualmente, soprattutto nella città di Torino, ci sono dei confronti piuttosto accesi tra alcuni che rappresentano alcune forze politiche e altre che invece si rifiutano di voler riconoscere che il 25 aprile sia solo di proprietà di una forza politica. Comunque, dicevo, primo maggio è stato celebrato anche, avete visto, in Francia, è stato celebrato anche in altri paesi europei, quindi non è proprio solo una festa italiana o partigiana. Detto questo, in questo momento le tensioni mondiali, no, ci sono un po' dappertutto. Per esempio, la vicenda dei diritti, no, dei lavoratori, della dignità di un lavoratore, della diciamo giusta ricompensa al proprio lavoro che possa garantire l'arrivo alla fine del mese, non è solo una rivendicazione, diciamo, dell'Ottocento, non è una rivendicazione solo italiana. Avete visto cosa sta succedendo con i gilet gialli in Francia? E cosa è successo anche per il primo maggio? Il primo maggio francese, tra l'altro, è bello importante. Avete visto cosa sta succedendo in Venezuela, dove tra poco scoppia la guerra civile, o rischia di scoppiare la guerra civile, proprio per il fatto che la gente non ce la fa più, non arriva ad avere neanche il cibo necessario per nutrirsi. Quindi in un paese come Venezuela, ricchissimo dal punto di vista delle risorse naturali, le cattive amministrazioni, diciamo, di quel posto hanno un po' portato la gente all'esasperazione. Sentiamo un'altra telefonata. Pronto? Buongiorno, signor De Vinci. Buongiorno. Se ben mi ricordo, la rivoluzione francese era nata verso quella diatriba lì, ovvero che il, sì, popolino moriva e quei pochi nobili e re se la passavano molto bene. Sì. Ed è un esempio, diciamo, usando un termine eclatante di quello che purtroppo la gente non si ricorda, passa il tempo poi non si ricorda più. Ormai siamo arrivati a quel momento in cui si dice: a due dita dalla mia schiena non mi interessa niente di quello che succede, basta che stia bene io. Però prima o poi tocca a tutti e di conseguenza mi fa specie che ci sia sta grande ignoranza su quello che sta capitando. Non gliene frega niente a nessuno, vivono sempre di più al quotidiano. È una cosa, secondo me, che fa spavento. Volevo dire una cosa, sì, e chiedergli, ma ieri sera, guardando sul televisore, ho visto una cosa che mi ha un po' stupito. Ma hanno accusato di eresia il Papa e un'associazione di cattolici, eccetera, l'hanno proprio accusato formalmente di eresia. E mi sembra una cosa stranissima, era su Rai, sul televisore di Rai 1, è stata mezzanotte qualcosa. Perché lui continua a dire le cose come le pensa, secondo loro, e oltretutto le professa. E ho trovato strano questo attacco al Papa, perché è una delle poche persone con Mattarella che io in Italia rispetto tanto. Signor De Vinci, buona giornata e buon lavoro. Grazie, grazie anche a lei, grazie per la sua telefonata e il suo contributo, che in effetti ci fa, sottolinea, diciamo, quello che stiamo cercando, no, di comunicare da un po' di tempo, ovvero che i problemi si ripetono ciclicamente. È vero, l'attacco alla Bastiglia del luglio del 1789, cos'è? Era in fondo una specie di, come si può dire, protesta dovuta al fatto che il popolo moriva di fame, non arrivava alla fine del mese, cioè, ma non arrivava neanche a comprare pane, perché il pane costava talmente tanti soldi che, essendo l'elemento base primario, quello che doveva essere almeno accessibile,
non essendo più accessibile, è diventato la causa scatenante di una vera e propria rivoluzione, ma se vogliamo anche tutte le rivoluzioni di qualunque genere, anche quelle di destra sono state, o quelle nazionalsocialiste sono nate dalla disperazione del popolo. Poi sono, quando il popolo è disperato, poi riesce a fare delle cose incredibili, anche a dare sfogo ad andare in direzioni che non sono proprio quelle logiche. Oggi io non credo che la gente se ne freghi, la gente non se ne rende conto, cioè accetta supinamente quello che gli passano quotidianamente. Però il fatto che ci siano al 30 aprile più di 1 milione di cittadini che hanno chiesto il reddito di cittadinanza vuol dire che almeno 1 milione di persone non arrivano ad avere quei 700 euro al mese che sono necessari per vivere. Sentiamo un'altra telefonata. Pronto? Pronto? Pronto. Buongiorno, da dove chiama? Buongiorno a lei. Sì. Io chiamo da Alessandria. Sì, prego. Vorrei dire una cosa sola, sì. Semplicissima. Il 25 aprile e il 1 maggio sono le feste di tutti. Non dovrebbero tentare nessun partito in nessun modo. Sono d'accordo con lei. L'ignoranza ci porta a dire queste cose qua. Sì, sì. Bisogna festeggiare perché sono ricordi bellissimi che i nostri padri ci hanno dato tanta libertà e noi non siamo in grado di accoglierla. Grazie, buongiorno. Grazie a lei, buongiorno. Sapete, c'è stata una specie di appropriazione, no, nell'arco degli anni di tutto ciò che succedeva nel mondo di bello, veniva poi assorbito, no, in qualche modo catalogato con un'etichetta sopra che diceva l'intelligenza, no, è di una parte della politica, invece tutto ciò che è reazione o reazionario è parte di un'altra politica. E così come certe feste importanti, una conquista dei diritti civili, come può essere quella del 1 maggio, se se ne appropriano solo alcuni, diventa poi una specie di violenza, di maltolto nei confronti di altri. Poi la gente si schiera proprio anche in conseguenza di questo, che se qualcuno si appropria di questa festa, gli altri si rifiutano poi di partecipare o di condividerla. Invece sarebbe molto meglio avere delle feste che appartengono a tutti, senza che qualcuno se ne debba per forza appropriare con bandiere e colori. Dicevo, in tutto questo ci sono chiaramente, anche nel caso del Papa che citava prima, sicuramente siamo tutti un po', credo la maggior parte degli italiani siano entusiasti di questo Papa che sta facendo moltissimo per cambiare la Chiesa, per in qualche modo intervenire, qualcosa di rivoluzionario, un po' come aveva fatto anche Papa Wojtyla a suo tempo, lui anche di più dal punto di vista politico, però diciamo che tutti coloro che tentano di portare un cambiamento importante naturalmente poi si devono scontrare con chi invece questo cambiamento non lo vuole. Questo succede normalmente a chi ha in mano, diciamo, certi poteri che non vuole mollare. Adesso io non conosco bene la vicenda a cui si riferiva il telespettatore, quindi non entro nel merito, ma sicuramente mi incuriosisce molto. Volevo tra l'altro fare i complimenti, no? Visto che l'ultima volta abbiamo parlato molto di sanità, di ospedali, di ricerca, di tutti questi giovani medici italiani o del sistema sanitario italiano, che sarebbe bellissimo e fantastico, sì, ok, che sarebbe bellissimo e fantastico, però purtroppo non viene finanziato a sufficienza, o perlomeno non nelle cose che meritano. Però l'ospedale infantile di Alessandria ha fatto una roba molto importante su un bambino con un trapianto fecale che ha dato degli ottimi frutti, è stata una cosa un po' fuori dal comune, rivoluzionaria, quindi non possiamo far altro che fargli i complimenti. Sentiamo un'altra telefonata. Pronto? Sì, pronto, buongiorno signor Vinci, sono Manuel. Buongiorno Manuel. Buongiorno, le auguro un buon weekend a lei e a tutte le persone. Grazie, grazie. Niente, volevo fare un paio di considerazioni con lei, sì. Le dico su cosa. Praticamente adesso ho sentito che vogliono rimettere l'educazione civica a scuola e d'altro canto poi anche una proposta che hanno fatto in Parlamento di togliere le note ai bambini, ai ragazzini e ai bambini delle elementari.
Sì. Su quello delle note, togliere, secondo me, comunque parte da una cosa: se c'è collaborazione tra le famiglie e la scuola, non c'è bisogno di note. Basta che quando un bambino, comunque un ragazzo, si comporta male, comunica con le famiglie, alla famiglia, e logicamente la famiglia, invece di reagire, di prendersela con i professori, sistemare loro i loro figli, capito? Cioè, il discorso che faccio io, anche l'educazione civica reinserita adesso, in questo contesto, secondo me non ha tanto senso, perché comunque a prescindere, secondo me, è la famiglia che deve dare l'educazione ai figli. Non ci de- cioè, quando sento dire la scuola deve educare, la scuola deve insegnare le materie, l'educazione, come ci si comporta, il rispetto, che è la prima cosa in qualunque rapporto, se non c'è educazione e se non c'è rispetto, non ci può essere nessun tipo di rapporto valido. Io dico quello, se non parte dalla famiglia, è la famiglia che deve insegnare l'educazione e il rispetto ai figli, non deve essere la scuola, perché tante famiglie, sento dire i genitori, la scuola deve insegnare l'educazione, come ci si comporta. No, come ci si comporta lo insegnano i genitori. Grazie, buongiorno. Grazie, grazie. Sicuramente i genitori sono una parte molto importante, e la fortuna che abbiamo noi in questo paese, tra virgolette, è quello che molte volte diventa un po' anche una colpa. Veniamo accusati di avere delle famiglie che tengono troppo in carico i figli fino a un'età persino troppo adulta. Questo punto di riferimento importante, questo legame importante per la con la famiglia, dal mio punto di vista è stata anche un po' la salvezza di questo paese, perché quando i figli, come in molti paesi, escono di casa molto presto, allora si perdono certi punti di riferimento. Il contatto continuo con i familiari e con i genitori è molto importante. Ci sono dei casi, va bene, clamorosi. Negli Stati Uniti i ragazzi sono fuori a 16 anni praticamente, o comunque in Inghilterra, in altri paesi, i ragazzi cominciano ad avere un'indipendenza molto superiore a 16 anni. Da noi, insomma, si rimane in famiglia molto più a lungo. Di là si può in qualche modo perdere la strada maestra e finire in qualche strada che non è proprio quella giusta, mentre da noi la famiglia aiuta sicuramente a mantenerci sulla retta via. Però c'è da dire che per educazione civica si intende anche l'educazione alle regole nazionali, alle leggi nazionali, a quello che è sapere quali sono i principi fondamentali del proprio paese. Noi, quando andavamo a scuola, la snobbavamo un po' l'educazione civica. Oggi in molti paesi viene resa obbligatoria anche per gli immigrati che arrivano. Cioè, voglio dire, mi sembra che in Germania sia assolutamente obbligatorio per chi arriva cominciare a studiare la lingua, imparare le leggi e quindi l'educazione civica, tra virgolette, di quel paese, prima di poter avere un permesso, prima di poter lavorare o prima di poter in qualche modo essere riconosciuti ufficialmente. Quindi ritengo che l'educazione civica faccia parte di un percorso che deve essere preso più seriamente dalle scuole, anche, nulla togliendo, non per sostituire quello che è il ruolo della famiglia. Poi le note alla sospensione, io sono d'accordo che note e sospensioni, se si tolgono, non è che si toglie un punto di riferimento, perché tanto il rapporto importante tra professore e alunno deve essere mantenuto. Ma sapete cosa che mi dicono oggi la maggior parte dei genitori o comunque degli insegnanti che hanno a che fare con le famiglie di oggi, degli anni 2000, diciamo? E quello che sono i problemi principali arrivano dai genitori, perché non è che si presentano dal professore a dire: ah, mio figlio ha sbagliato, allora adesso lo punisco, adesso cerco di fargli capire come deve funzionare il mondo. No, molte volte sono i genitori a contrapporsi all'insegnante e a discutere, a dire: ma no, ma in fondo mio figlio... Allora lì la famiglia sì, ogni tanto è quella che non fa rispettare il giusto ruolo tra insegnante e allievo, prendendo una posizione più di scontro con l'insegnante che collaborativo. Quindi dal mio punto di vista sicuramente togliere le note, togliere le sospensioni,
Può essere un aiuto a non creare dei traumi nei bambini, ma certamente deve essere sostituito con un'altra formula di che so io, segnali precisi per indirizzare sul terreno giusto. Però oggi le classi dei ragazzi sono molto molto diverse da quelle che c'erano un po' di anni fa. E poi c'è l'altra storia del grembiule, no? Noi abbiamo avuto un'infanzia in cui il grembiule era obbligatorio da bambini molto piccoli, poi dopo non è più stato obbligatorio e un po' la differenza si è vista. Io non so quanto possa incidere l'obbligo del grembiule per tutti o comunque quanto possa aiutare i bambini a non sentirsi diversi o disagiati nei confronti di coloro che sono evidentemente più eleganti perché vestono meglio, perché hanno una disponibilità economica superiore. Forse anche il grembiule ci starebbe, però boh, non lo so, vedremo, non so cosa ne pensate voi, ma mi sembra che infierire sui bambini, anzi, sarebbe creare ancora dei traumi, anche perché oggi le classi sono multietniche e quindi bisogna stare attenti, perché le famiglie più unite, diciamo, poi alla fine sono quelle famiglie di certe parti del mondo che sono molto presenti, no? Con i propri figli. Certo, ce ne sono altre che magari non hanno questa cultura, però ce ne sono alcune che sono molto presenti. E allora avere una competizione da questo punto di vista giusta tra famiglia italiana e famiglia che arriva da un altro paese va bene. Sentiamo un'altra telefonata. Pronto? Pronto, signor De Vinci, sono ancora io. Sì. Volevo ricordarle una cosa. Sì. Io ho avuto la fortuna di studiare all'estero in diverse nazioni e ho sempre notato una cosa, compresa anche quella americana e inglese, che tutti hanno il grembiule perché devono essere tutti uguali, non c'è differenza. È la cosa più semplice quella, non è un'istituzione, non è una divisa. È come gli operai una volta che andavano a lavorare alla Fiat, avevano le tute gratis, quella le usavano, erano ben contenti. Poi è venuto il fatto che se mettevi sulla tuta di dove lavoravi non eri più, eri dal padrone. Ma la cosa semplice è quella che tu devi essere uguale a tutti, che sei ricco e povero, quello all'estero l'ha sempre fatto. Siamo noi qui che facciamo delle demagogie. Buona giornata, arrivederci. Grazie, grazie, grazie anche a lei. Sì, in effetti bisogna dire che secondo me non è una storia di divisa quella della del grembiule, non è che vogliamo, credo, indirizzarci in quella direzione di creare dei piccoli eserciti di bambini, no, credo che sia proprio per cancellare le differenze, diciamo, di situazione economica tra certe famiglie e altre. Bisogna dire che quando la selezione non viene fatta o non si aiuta, insomma, a superare questa differenza, la selezione viene poi fatta automaticamente, direttamente dalle famiglie, che non vogliono più iscrivere i figli in certe scuole, che li mandano solo in altre, proprio perché c'è una differenza troppo netta, troppo chiara di status sociale, di livello sociale. Certi quartieri di Torino, certi quartieri delle grandi città, voglio dire, in genere, hanno vissuto questa cosa in passato. Mi ricordo anni fa, quando facevamo ancora Aria Pulita, che c'erano state parecchie telefonate di persone che dicevano: beh, io mio figlio in quella scuola non lo mando più perché quel quartiere, perché quella situazione, perché forse non siamo uguali o forse i bimbi non riescono a studiare abbastanza velocemente perché viene rallentato il corso. Oggi la storia, l'integrazione è avvenuta perché sono passati molti anni e quindi i bambini parlano tutti l'italiano benissimo o quasi tutti e quindi non c'è più questa differenza. E forse anche la questione dei grembiuli aiuterebbe a superare certe differenze. Che so io, si potrebbe provare, poi nulla è definitivo e per sempre. Dovevo rispondere a un'altra domanda sui lavori pubblici e sul fatto che si aspettano naturalmente certi interventi. Mi sono state mandate altre segnalazioni, altre fotografie, ma siccome, come dicevamo,
bisogna aspettare che la primavera sia bella inoltrata prima di vedere certi lavori. Aspettiamo ancora 15 o 20 giorni, poi ritorneremo a parlare di più di queste cose. Soprattutto dopo le elezioni potremo ospitare anche i politici che potranno chiarirci meglio come stanno le vicende. Siamo quasi arrivati al termine, sono già le 12:27, quasi 28 minuti primi. Io vi ringrazio per l'attenzione, vi auguro naturalmente un buon fine settimana. Oggi è il compleanno di Alessandria, festeggiate se potete, speriamo che il tempo stia dalla nostra parte, anche se mi sembra che le previsioni diano pioggia, almeno per oggi, un po' in quasi tutto il Piemonte e buona parte della Liguria, però speriamo bene per sabato e domenica. Grazie ancora, arrivederci a lunedì prossimo.